Bene, benvenuti alla sessione di Cristina. Ciao Ciao. Elena. Dimmi Elena se sei connessa, ma Cristina. Sì. Benissimo. Come la vedi? Allora, la vedo lei. Vedo le sue tre case. Allora, lei che guarda avanti e ci sono le tre case, allora una sulla destra, una sulla sinistra e una dietro. Ok, lei è collegata a tutte e tre. Ok, davanti c'è tipo un ferro che passa, diciamo, sotto i suoi piedi e dall'altra parte del ferro c'è suo papà e diciamo, che la guarda e questo ferro è collegato alla casa dietro di lei ed è come se lei fosse bloccata da questo ferro lì. La casa del Quindi papà. sì, esatto, quindi non ha possibilità di andare nelle altre due case. Ok, quindi quella dietro è quella del papà. Sì. Quella a sinistra è quella vicina o al No, mare. è quella al mare. Quella a destra è quella vicina al Sì. papà. Ok, Cristina, come la vedi? Spalle? Sì, di spalle. Ok, diciamole di girarsi e di darci, se vuole, l'autorizzazione. Sì, è come se prima si sentisse obbligata di avvisare il papà che si gira. Cioè, quasi come se lei si senta in obbligo di dover fare tutti i suoi passi sempre con un ok del papà. Ma non tanto perché ha bisogno del suo Approvazione. consenso, ma è come se sa che così lo rende tranquillo, ecco. Ok, ci dà l'autorizzazione senza chiedere il permesso al papà, perché l'autorizzazione uno la dà da solo, non la dà chiedendo l'autorizzazione a qualcuno, si può dare un'autorizzazione. Cos'è il domino delle autorizzazioni? Io la do a te, tu la dai a me, tu la dai all'altro. Ok, ce l'ha data girandosi senza chiedere niente. Ok, Ho papà si vuole? fatica, ma l'ha fatta. Papà si vuole, va nel cinema. Ci va? Sì, quasi in fondo, ma ci va. Ok, vibrazione di Cristina. Uno virgola 8 miliardi. Consapevolezza. PSPE. 33,67. Vite precedenti. 1781. Cervello. 9,3. Ok. Semplice, semplice, entità eteriche, entità mentali. Vediamo se c'è qualcosa. Metterico vedo un amantide, basta. Vedo solo un amantide. EDL? 3. L'amantide cosa fa?
Allora, la mantide è quella che è come, allora, vedo la mantide, vedo Cristina e vedo che c'è un filo, una corda, come se la mantide avesse legato una corda intorno a Cristina, e su questa corda c'è scritto tuo padre. Ok. Quindi è quella che fa tutta questa cosa rispetto al papà, da sempre. È quella che Causa qualcosa. sì, proprio le devia la volontà, ecco, prima deve, è come se prima dovesse passare da quella corda la sua volontà, ok? Quindi e poi esce. Secondo me la mantide ha a che fare con qualche entità mentale ed è tornata grazie a essa. È così? Sì, infatti c'è. Allora, c'è una ce ne sono due di entità mentali, ce n'è una di livello 3 e poi c'è quella di livello 5 che è legata un EDL dentro, un EDL intorno, che è quella legata alla mantide. Cioè, come se allora Cristina vuol fare un passo, ma per fare il passo deve passare il suo movimento in eterico deve passare tramite la corda a tuo padre, ok? E l'entità mentale di livello 5 le mette nel pensiero che c'è suo papà, che c'è la. Che deve avere questo consenso che non è consenso, no? Ma con l'idea che lui deve sapere per stare tranquillo. Ok, quindi è proprio un incastro così e di lì non riesce a muoversi. C'è solo la 5. No, c'è la 3. E adesso che ho visto bene, ce n'è anche una di livello 2. Allora, quella di livello 3 è quella che la blocca nella scrittura. Ok, quindi è proprio come se, allora, lei ha in testa tutto, come se il libro ce l'avesse già in testa, no? Ma poi quando deve mettere le parole su un foglio o sul computer, è come se da qua il messaggio si bloccasse e non arrivasse più alle mani. E la 2? E la 2 è quella che la fa, diciamo, la continua a convincere che è meglio se sta ferma piuttosto che andare a interagire con le persone, perché tanto è come se spreca energia inutilmente. Ok, quindi l'interazione con l'esterno è solo uno spreco di energia e non porta a niente di benevolo per lei, ok? Quindi continuano a dire: ma sì, tanto cosa vai? Tanto ci sono tutte persone non interessanti, ma sì, tanto lì cosa trovi di bello? Non c'è niente, ok? E quindi lei è statica in casa, è statica ferma. Ok, impianti. Allora, c'è questo impianto mentale, come se fosse una ghiera, più o meno in mezzo proprio alla testa, ed è collegato all'entità mentale di livello 3 che le impedisce di tradurre, le frasi in scrittura. E poi c'è come questo impianto che probabilmente è esoterico, eterico, che è come se fosse proprio una corda intorno alla vita. Ok, a cui è collegata la mantide e a cui si collega l'entità di livello 5 tramite le DL.
Anche no, alla spola. GDL fa spola e poi porta l'energia, le vibrazioni, le informazioni all'entità mentale di livello 5. Va bene, causa esoterica dell'aumento di peso, se c'è. No, lì è stata una reazione fisiologica e cerebrale, diciamo, come conseguenza, al suo grosso dimagrimento durante la sua depressione. Ok? E come reazione il cervello adesso si ricorda questa cosa e immagazzina, materiale per supplire ad un altro eventuale shock di questo tipo. Causa esoterica della depressione. Allora, lì c'era. C'è stato qualcosa riguardo a una storia con un ex compagno, boh, quello che mi appare è, lei aveva un compagno amoroso, non so, poi la storia finisce quasi come se finisse improvvisamente, nel senso, in modo abbastanza veloce, quasi come se lei non se l'aspettasse, ok? E in quel momento lì vedo che è intervenuto un uomo del tempo, come se avesse preso l'occasione, per far sì che le sue vibrazioni si abbassassero talmente tanto da far sì che lei da quel momento in poi non è come se si facesse un suo scudo energetico per non essere ancora vulnerabile così, ok? Le ha creato talmente uno shock grosso, diciamo, a livello energetico ed eterico, che si è creato uno scudo in maniera tale da non ritrovarsi più, di rischiare di. Aspetta, provo in un'altra maniera. Questo ha fatto sì che lei non si trovasse più in una storia seria in maniera tale che non ci fosse più il rischio di essere, il rischio che la storia finisse nuovamente. Ok? E quindi è come se avesse messo un filtro che ha fatto sì che tutte le persone che lei incontrasse da quel momento lì in poi, lei le vedesse come non interessanti o non adatte a lei. Ok, quindi in seguito a quello si è creato questo filtro qua. Perché è finita la depressione? Iniziata 22 anni fa, nel 2000. È finita perché lo scopo l'uomo del tempo era solo crearle questo shock profondo, ma non, il suo scopo non era quello di tenerla immobile, cioè il suo scopo era quello di non farla più incontrare con un uomo per non farla evolvere dal punto di vista sentimentale. Ecco, quindi il suo scopo era proprio creare uno shock a vibrazioni bassissime per poi far sì che si creasse questo filtro, ok, verso gli uomini. Bene, cioè male, ma bene. Causa esoterica della tachicardia congenita. Allora. Ho visto già prima un pochino, ma adesso mi è chiaro. Prima avevo visto che è come se, cioè avevo visto delle abduction, però non mi tornava il fatto che
L'abduction iniziasse dall'inizio del sonno fino alla fine, c'era qualcosa che dovevo andare a vedere più nel dettaglio. E in effetti, allora, le sono state fatte qualche abduction dopo che è nata per qualche volta, ok? E poi le hanno messo una specie di impianto che trasmette. O che riceve anche, ok? E l'esperimento è stato proprio quello di aumentare i battiti durante il sonno per vedere le vibrazioni, come funzionano, come si alterano, ok? E quindi cioè, andava praticamente in automatico, c'era questo collegamento con questi impulsi che facevano partire il battito alto e per abbassare le vibrazioni. Era come se allora col battito alto io vedo che durante la notte lei col battito alto è come se il corpo andasse in allerta, quindi con l'allerta le vibrazioni si abbassano, come se fosse un'emozione negativa, no? E quindi riuscivano a tenere le vibrazioni basse. Adesso, da quando prende il farmaco, non riescono più a farla questa cosa. Quindi viva il farmaco. Viva il farmaco, sì. Poi magari pulendosi potrebbe anche Eliminare il pensare più farmaco. avanti, esatto. Ovviamente se lo vorrà, se lo riterrà opportuno e se il suo medico lo indica. Esatto. Pony Tam per accompagnare il padre all'ospedale 5 volte. Conseguenze? Beh, un po' di residuo a livello tissutale di quello che c'è sopra Cosa c'è? sti cosi. Principalmente io vedo le molecole di grafene, di ossido di grafene. Come e dopo quanto si eliminano? Allora, si eliminano dopo che si è tutta la mucosa, proprio completamente, perché come allora, attraverso la mucosa vedo che riesce a passare l'ossido di grafene, ok, è come se si depositasse sotto, quindi magari sul derma, ok, quindi ci deve essere il cambio di tutto, tutto il Quanto tempo? derma, secondo me un paio di mesi. Per cambiare tutta la parte. Ah, vabbè, pensavo peggio. Quindi chi è sottoposto continuamente a Pony Tam per tutte queste stupidaggini di adesso è sotto questa cosa. È un po' come se fosse cinivaccato. Sì, solo che a furia di non, cioè poi se lo fai spesso, dove ci devono essere le cellule. C'è anche tanto ossido di grafene, quindi poi il tessuto si infiamma, fa fatica a riprodursi, allora lì può essere che poi ci sono dei danni e rimanga lì di più, capisci? Per quello che lo fanno fare spesso, secondo me. Se lo fai ogni tanto ti può capitare che hai l'ossido di grafene quando magari quello che ho visto io è quando magari mandano un impulso o manderanno, questo non l'ho ancora visto, col 5G e magari in quel momento lì tu sei ricettivo perché c'è ancora l'ossido di grafene, ecco. Va bene, chiamiamo la madre disincarnata. Come la vedi? Ho visto arrivare una bella donna tenuta bene, con i capelli come se fosse andata dalla parrucchiera, con gli orecchini, la collana, i tacchi. Riconosce Cristina, la figlia? Sì.
cosa fa? Cosa dice? Le dice. Le vuole dire che è come se lei si fosse sentita sempre più che sua mamma, sua sorella, rispetto soprattutto a suo padre. È come se avesse. È come se si fosse sempre sentita. Lei, come se lei fosse stata sempre la terza incomodo. E le dispiace molto perché. Non è riuscita a fare la mamma come avrebbe voluto. Come se non avesse mai avuto la legittimità del suo ruolo di mamma, ecco. Va bene, chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Cristina, apriamo il portale aureo, vediamo quanti si presentano e già entrano, mamma esclusa. 96 e man mano vanno. Vuole aggiungere qualcosa come messaggio la madre a Cristina? Beh, vuole darle un abbraccio. Un abbraccio. Ok, basta. In eterico Cristina vuole dire qualcosa alla madre? Come faccio a staccarmi da papà? Qualcosa di più generico? Consigli ai disincarnati non sono una gran bella idea. Non lo sono mai. I disincarnati non sanno Figurati, praticamente niente. infatti. Mi manchi, e le dà un abbraccio. Niente di che. Va bene, salutiamo la madre e la vediamo scomparire se vuole nel portale aureo. Fatto? Bene, bene, bene. E chiamiamo il padre nel cinema. Affrontiamo finalmente questa cosa. Tra l'altro annuncio a Cristina che finalmente questa sarà la tua ultima sessione, perché con oggi noi facciamo tutto il lavoro, dopodiché tu avrai il tuo lavoro da fare, le tue decisioni da prendere, toglieremo tutto, interferenze, frequenze, le alziamo, ti insegniamo a fare in eterico tutte le nostre costruzioni. Poi però, finita la sessione, non c'è da aspettare, c'è da agire, agire veramente, agire seriamente, sulla base non di quello che ti diciamo noi che devi fare, perché noi non diciamo a nessuno cosa deve fare, sulla base di quello che viene fuori e sulla base appunto della consapevolezza che uno viene qui per fare un'esperienza qualunque, bella o brutta, non gliene frega niente alla PS che sia bella o brutta, siamo noi che diamo un taglio con le nostre scelte alle esperienze che vogliamo fare, correggendo quelle che magari la PS aveva deciso essere brutte e facendole diventare belle. Non esiste un destino, un karma, una condanna. Esistono delle scelte. Se voi non le attuate, non cambia niente. Se attuate delle scelte nella Matrix, nel gioco per cui siete venuti qui, allora cambia tutto. Potete diventare anche Dio, cioè i creatori totali della vostra realtà. Quelli che creano e hanno risultato subito, creano e hanno risultato, creano e hanno risultato. Non, ma sto aspettando che la tua sessione faccia effetto, vediamo se, no, è il tuo caso Cristina, vediamo se magari il mese prossimo, questo non è creare, questo è non aver capito, una mazza di niente. Ok? Cosa dice in eterico dopo questa bella ramanzina da maestrina? L'APS di Cristina, che peraltro vibra a una frequenza ridicola.
perché 1,8 miliardi è praticamente niente ormai. Oggi abbiamo aperto con un altro cliente a 87 miliardi, aperto. Con la frequenza di Schumann aumentata, è aumentata tra parentesi. Allora, ci sono stati, mesi fa ci sono stati dei movimenti dove si alzava molto più velocemente. Poi a livello energetico si sono accorti che questa vibrazione stava aumentando e quindi hanno messo dei meccanismi per contrastare questo aumento e quindi la conseguente aumento di vibrazioni anche di molte persone, quindi di risveglio di molte persone. Ok, quindi stanno bombardando il più possibile per tenere a bada queste vibrazioni alte, ok? Però aumenta lo stesso perché è molto potente. A questo proposito, un mio caro e nuovo amico, l'altro giorno mi suggeriva una connessione, no, barche, così, mi suggeriva una connessione. Tra la frequenza di Schumann e il solito argomento delle fiamme. E non è una cattiva No, idea la sua. no, infatti. È un'ottima idea la sua. Allora, sospendiamo un attimo l'analisi del papà di Cristina. Facciamo un po' di casino, Elena? Ah, certo. Va Sì bene. che mi diverto io, Dai, allora entro io nella scena. Ho le manine che prudono. Io non mi do per vinto, io non mi arrendo. Iniziamo ad alzare la frequenza di tutta la terra. Metto le mie mani nella terra e alziamo la frequenza di Schumann. Questo è anche un richiamo di tutte le fiamme. Cristina ancora non la sa, non lo sa. Ma in Critical Mass, una sessione inedita che Cristiano non ha ancora visto, dopo glielo spiegheremo, ci sono tre categorie di fiamme, la 1, la 2 e la 3. La 1 arrivate, la 2 indecise, la 3 un po' sperse. Le chiamiamo tutte. E alziamo la frequenza di Schumann. Adesso arrivano tutte quelle della categoria 1. Mettono anche loro le loro mani energetiche nella terra. Cosa succede? Allora, vedo la distinzione tra il corpo fisico della Terra e il corpo energetico, ok? E con le mani della categoria 1 nella Terra, questo corpo energetico si espande, si espande, si espande, si espande proprio come se lievita. Con un lievito rapidissimo. E a questo punto, ok, adesso è arrivato a un certo raggio sulla superficie, diciamo, fisica della Terra, ok? E queste vibrazioni qua, questo campo vibrazionale qua, a questa frequenza, fa vibrare tutte le fiamme presenti alla stessa Tutte, vibrazione, tutte, quindi anche anche la quelle, i due e la due tre. e tre, ok, le fa vibrare, è come se le agganciasse e anche loro iniziano a vibrare, sai come dicevamo l'altro giorno del tipo quel pendolo, no?
che poi tutti vibrano uguale. Ecco, Pare ho però quella che cosa lì. alcune fiamme della categoria 2 e alcune fiamme della categoria 3 siano comunque molto avanti, quasi assimilabili alla categoria 1. Quindi in realtà chi può dare un contributo energetico all'aumento della frequenza della Terra non sono solo quei pochi della 1, ma sono anche la metà buona della 2 e forse anche la metà della 3. Esatto, sì. Eh sì, è così. Quindi in pratica stanno tutti comunicando con gli addormentati della 2 e della 3. Sì, esatto. Volevo dirtela questa cosa perché l'avevo già vista prima. Magari della 3 non è proprio il 50% che è conscio, E ma della 2? c'è della 2 il 50%, cioè sono tutti consci e c'è il 50% in movimento. E il 50 che è Cioè, lì i che svegliati sono lì che lavorano e esatto. gli altri? Della 3. Della 2. Allora, della 2 c'è il 50% che sono lì pronti, che farebbero di qualsiasi roba per agire subito, cioè per far sì che cioè star qui e dire ma non vedi che ecco. L'altro 50 devono togliere i loro limiti, ma è co tutto conscio, cioè hanno visto come funzionano, hanno visto chi è, come, e devono togliere i limiti per andare verso l'altro 50, ok? Ma hanno capito qualcosa di più in base a quello che abbiamo appena fatto? Questo alzamento di frequenza che ha creato qualche effetto? Sì, allora l'effetto che ha creato è farli sentire più. Aspetta, te lo descrivo, perché Facenti parte della barca? anche più un po' più forti, quindi più forti, che stanno meglio, più positivi. Ok, quindi. Bene. Ecco, questa cosa qua, che è quello che serve a quelle persone proprio per farle muovere, perché a volte si sentono anche non in grado. Ecco, ho visto questa cosa, non all'altezza di fare quel passo. Allora, rivolgiamoci perché sono la categoria più semplice su cui agire, la categoria 2. Ci sono i popi avanti e i popi indietro. I popi indietro sono questi che hai appena Sì. descritto, i popi avanti sono quelli, un po' più avanti sono quelli che hanno messo le loro mani nella terra. Sì. Bene, a coppie, le fiamme della categoria 2 più avanti passano, con il permesso dell'altra fiamma, una parte della loro energia, della loro vibrazione di là. Perché per principi quantistici tutto deve essere sempre in equilibrio. Quindi Ok. Sì. Ok. una gran parte di questo problema, l'essere nella categoria 2 e non saltare nella 1, deriva dal fatto che c'è una grossa differenza di potenziale. Sì. Come dire, se io vedo che sono in una classe di geni e io non mi sento un genio, non faccio un passo avanti, fino Esatto. a che non mi danno tutti una mano per diventare genio È anche io. esatto. Bene. Cioè, a Tanto volte la sembra troppo il salto, no? frequenza è abbondante, quindi Sì. nessuno di quelli che ce l'ha alta l'ha bassa, No. ma passa, resta quella a livello, 100 diciamo, ma se la controparte è a 50, passa l'informazione che quella frequenza si può alzare, la possono Esatto. alzare tutti a 100, in modo che 100 è 100 e c'è più passaggio, c'è più dialogo, ci sono più vetri rotti. Quindi funziona questo ragionamento, questo suggerimento? Sì. È proprio come è come se si alleggerisse un po' il carico della non riuscita.
il carico della troppa fatica che si fanno, cioè con i loro limiti se la creano, però è quello che sentono realmente, no? Quindi con questa aver alzato le vibrazioni così, gli si alleggerisce molto questo carico. Quindi hanno anche più entusiasmo, più voglia di muoversi. Bene. Ora la categoria 1 crea tutta insieme una palla, un'informazione, una palla contenente l'informazione di cosa significa riunirsi con la propria fiamma. La bellezza, la serenità, la forza, l'amore, la frequenza, l'imbattibilità, bla 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 bla. Non è riassumibile. Questa informazione la mette a disposizione di tutti quelli della 2 e della 3, soprattutto nel caso della 2 e della 3, della parte un po' più bassa di frequenza. Come la vedi questa palla di informazione? Ambrosia. L'unione, allora, la PS al centro con le due, c'è cioè l'informazione, come se fosse una sfera di cristallo, ma non è di cristallo, ma è di energia pura. Ok. Con dentro l'informazione dell'unica PS con una P a destra e una P a sinistra, che ha una forza, che ha l'espansione, io dico che è a chilometri di chilometri e chilometri di distanza. Una o tutta. In che senso? No, no, una. Una. Una coppia di fiamme. E dentro la sfera c'è questa informazione qua. Ok, la prendono tutti? Allora, della 2 tutti, della 3 la maggior parte, c'è ancora qualcuno che la guarda come per dire Ok. così, cioè che Va sono bene. proprio poco consapevoli, però stiamo facendo un bel lavoro. Cristina ha la fiamma incarnata? È arrivato Messico così. Pum. Ho visto Bene. un uomo messicano. Categoria 1 no, perché lei non sta con No. la sua fiamma, quindi 2 o 3? Tre ancora, per ora. Uno, lei non l'ha visto. Lui l'ha vista? O entrambi non si sono visti? Allora, adesso che in eterico io l'ho localizzato, è come se si fosse illuminato il collegamento tra loro, no? Come se si fosse uscito le luci che ti illuminano di un palcoscenico, no? Che hanno illuminato i due, quindi i due si vedono. In eterico, ok? Ecco, sono a quel punto lì. Quindi, beh, adesso lei sa molto di più, sa anche dove è, cioè adesso facendo la sessione. E lui è come se avesse acceso la lampadina che, ecco, in lui, ti descrivo proprio lui perché ognuno è diverso. Ha aperto questa. Come se gli si fosse aperta l'intuizione, emozione dell'amore vero e puro. No? Quindi che ha sentito che esiste, che c'è e che è come se fosse curioso di trovarlo. Questa cosa gli si è aperta in questo momento. Quale regione del Messico abita? Più o meno. Boh, non li conosco, ti dico. Più o meno sai dov'è che appena cioè, è sotto la Florida, no? L'ultima parte del Golfo, penso sia. Esatto, l'ultima parte del Golfo del Messico.
verso il sud. Quindi Yucatan. Sì. La punta, quella Sì, punta che va in esatto, su. la punta, esatto, quella parte lì. Va bene, esistono anche anime gemelle? Allora, ce ne sono cinque, tre in Europa, una in Italia, penso Toscana, Umbria, più o meno. Ok, che grado di anima gemella è questa qua in Italia? Ci sono dei vari gradi, più alto questo grado, più è vicino alla preparazione all'incontro con la fiamma. Adesso se guardo i gradi, 5 mi sembra, anche l'altra volta avevo visto 5, ma non mi ricordo. Questo dovrebbe essere 3. Ok. Ok, causa esoterica dell'inerzia sentimentale di Cristina. Sì, è quello che è questo filtro che gli è stato messo dopo la depressione. Che si è creato più che è stato messo. È come il cervello ha creato questo filtro per come difesa dopo questo enorme shock della depressione. E quindi gli fa vedere tutte le persone che incontra non adatte. Noiose, non Le vede interessanti. distorte, vede proprio distorte da come sono realmente. Non consapevoli. Ricordiamo che la fiamma non è per forza un'esperta di ipnosi e di consapevolezza. A No. volte c'è una forte differenza di consapevolezza. Fiamma è la fiamma, o anche un'anima gemella, insomma. Ok, e torniamo al padre. Andiamo subito, perché secondo me sono lì i problemi, a vita o vite precedenti che legano Cristina al padre. Ok, la cosa che mi ha fatto vedere subito una vita dove lei era la mamma di lui, era rimasta senza marito e il figlio, questo bimbo, aveva questa enorme necessità sempre di sapere dove fosse la mamma. Questo mi ha fatto vedere proprio questa scena. Vedo una scena dove erano a piedi, direi fine 700, primi 800, in questo paesino, dove lei lo sta accompagnando a piedi a scuola e lui, cioè, non perde d'occhio. La mano stretta della mamma e non la perde d'occhio un attimo perché deve sempre sapere dove è la mamma. Ecco, mi ha fatto vedere questa cosa qua. Un'altra. Un'altra erano due fratelli, li vedo, Siù, sul cavallo, li vedo sui cavalli, su due cavalli. In mezzo alle montagne che cavalcano, sono in cima a una montagna che fanno vedetta. Fratelli, Amici, fratelli, fratelli, due uomini fratelli. molto legati. Sì, loro erano diciamo, i capi tribù. Di solito è uno, ma è come se loro erano così tanto alla pari che non, nessuno del. C'è stata proprio una decisione del villaggio di non separare il potere, potere tra virgolette, perché poi loro non è che avessero il potere, ma diciamo le capacità erano talmente pa alla pari che hanno deciso di lasciare entrambi il comando, ecco.
il coordinamento della tribù. Ok, causa esoterica dell'attaccamento di Cristina al padre. Così forte, viscerale, da non riuscire neanche a vivere nella sua casa. Lei vive a una casa sua, ma vive nella casa del padre, il quale è autosufficiente, non è incapace di badare a se stesso. Ci sono queste due, c'è questo ricordo di questa vita, direi anche queste vite a questo punto, anche quella dei Sioux, che, a cui si è agganciata appunto questa mantide in quest'altra vita. E queste due cose fanno sì che lei non, proprio quasi, cioè che non può fare un minimo movimento senza che lo sappia anche suo padre, ecco. È veramente come se avesse la corda attaccata. Hai presente, ecco, quello che mi viene, presente i quadri di Dalì, che hanno quella protuberanza con la stampella, ecco, così. La stampella dei quadri di Dalì. Ma il padre per la figlia, bambino per la madre in quella vita là. Anche Esatto. i fratelli Sioux. Perché? Sì, fratello, sì. Sull'altro. C'era questo legame che lei ripete in varie vite, con Ok. che loro due ripetono in varie vite. Tutte le vite che si incontrano fanno questa cosa qua, finora. Finora, prima abbiamo parlato di esperienza della PS che vuole fare queste esperienze, perché la PS di Cristina vuole fare sempre la stessa esperienza. Aveva deciso di provare a farla in vari ruoli. Ok. Ma non ha La cioè, è fare chiaro che è uguale. esperienza. Come? Vuole continuare a farlo questa esperienza in questo ruolo nuovo? No, no, no. È sufficiente. Magari dobbiamo fargli vedere qualcos'altro, perché mi dice, se io potessi cambiare ruolo adesso, almeno mi porto avanti con questa esperienza. Quale ruolo? Non capisco. Cosa c'è Adesso. d'altro da sapere? Lei ha una casa al mare e lei vive bene lì, perché non va a vivere lì? Cosa c'è da capire? Non comprendo. No, è come se la PS avesse deciso che questa esperienza di questo legame dovesse arrivare alla fine solo quando l'ha sperimentato con tutti i ruoli, no? Delle due persone. Anche il ruolo figlia padre in questa vita, ma l'ha già fatto. Sì, No. lei dice che in teoria, da come l'aveva decisa lei, doveva essere anche, che ne so, sorella, sorella, mamma, figlia, non so. Ha Negato, negato marito ragno mo tutti. mosca. Sì, va bene, ho capito. Sì, ho capito, ma chi gli Basta. frega? Infatti. Basta. Apriamo alla PS di Cristina un portale televisore dove le facciamo vedere tutte le esperienze possibili, mentre lei è ancora lì a fare tutte le nuance di un'esperienza poi anche abbastanza relativamente interessante. Boh, la vista, chiudiamo il portale televisore. Adesso ne apriamo un altro di portale televisore dove Cristina prende in mano la sua vita, vende le proprietà che non usa. Prende, va in Messico o fa un viaggio, ovviamente, non è che deve andare a vivere in Messico. Si trasferisce nella casa al mare, si inventa un lavoro, si mette a scrivere e chiudiamo il portale. Queste sono delle possibilità. Tra l'altro coerenti con il periodo che stiamo vivendo, perché anche se tutti parlano di quanto è triste, di quanto è castrante, in realtà è una grande opportunità. Le cose stanno cambiando, l'energia della Terra sta cambiando, si sta alzando, ci sono i discorsi relativi alle fiamme. Quante persone, quante come Cristina, hanno la fiamma incarnata e lo sanno adesso? Poche. Cristina quindi ha in mano un'opportunità grande. Questo non vuol dire che deve andare a vivere in Messico, andare a fare un viaggio in Messico, ma ha un'opportunità che altri non hanno.
O peggio, non ce l'hanno così, perché c'è mamma e figlio che sono fiamme e non c'è la possibilità di un'unione importante, ma già meglio di niente, ma non c'è fratelli gemelli, fratelli e sorelle, mi sembra una cosa del genere. Questi sono casi che non abbiamo trovato concreti. Fortunati, ma non troppo. Cristina ha un caso fortunato. Ma stando a casa da papino non può approfittarne. Assolutamente no. Cosa dice la PS? Beh, sì, va bene, dice, se la metti così scelgo la seconda. È sicura di non voler fare ragno mosca? Cavalletta No, scarabeo? beh, in effetti no. No? Figlia coi capelli neri, padre coi capelli bianchi? Nonna e zio? Cugina e Boh, nipotino? non No? finisce Ma più. io direi che è magari interessante. Nipotino con nonna? Che esperienza. No, no, le fiamme no, grazie. Nipotino con nonna. Amore viscerale del nipotino. Poi quando la nonna non c'è più, il nipotino si dispera, va in depressione. Che bella esperienza. Apatico a vita. Bello, apatico a vita, innamorato della nonna, che cerca donne e donne, ma non ne trova, non ne sono all'altezza. Ma che esperienza è questa? A quanto sta la frequenza di Cristina adesso? 28 miliardi. Bene, andiamo al cluster. Ogni vita è come se fosse. Anzi, sai, cupcake, però quelle fatte con tipo quella spirale così. Ok, ogni vita è una di quelle. Sta aprendo il portale definitivo. Okay, le ho buttate tutte dentro, la chiuso. Ho fatto vedere come creare l'ad eternum. Ho creato lei, si è stupita molto di quello che può creare. Ne crei un altro, così ne mette due. Si diverte, divertente, dice, bello, si diverte proprio a Facciamone fare questo. cinque. Quanti erano i contratti? A 2511. Bene, ne fa 2511 di ad eternum adesso. Uno lo mette in ogni punto in cui c'era un contratto. È contenta di farli? Sì, le piace molto questa cosa, le piace questa, sì. Bene, Avatar. Vediamo se c'è, se ce n'è un pezzo. Cosa c'è? Sì, direi quasi un quarto, perché le entità mentali amanti di quell'uomo del tempo che ogni tanto interveniva. È più o meno un quarto, un po' meno.
Via tutto. Si è aperto il portale definitivo. Ok, ha chiuso. Anche qua un ad eternum. L'ha Messo. messo? Sì. Bene, ci sono ancora entità eteriche e mentali. No. No. Ci sono ancora abduction, impianti. No. Lei adesso se ne crea tanti di ad eternum, ne mettiamo uno per casa, tre quindi. Fatto? Uno nel corpo fisico. Dove lo mette? Ha messo sulla settima vertebra cervicale. Perché? So, è come se l'ha messo lì, mi ha detto perché è un po' infiammata. So, insomma, non è. Uno nel corpo emozionale. Direi tra il plesso solare e l'ombelico l'ha messo come corpo emozionale. Corpo mentale. Al posto di quell'impianto che aveva. Corpo eterico. Un terzo occhio. E subliminale, vabbè, in generale. Ok. Siccome Cristina è una creatrice, ma non lo sa, le facciamo costruire un ennesimo specchio sopra la testa che lei crea per se stessa per rivederlo bene. Quello là in Messico. Crea quindi un disco, un frisbee d'argento specchiante, lo lancia in alto e quello si ferma nel punto in cui i due hanno un angolo incidente corrispondente. Ok? È più vibrante, luminosa lei o lui? Allora, lui l'ho visto molto, molto sensibile e con una vibrazione molto alta, già subito quando l'ho visto. Lo vedo molto. Come potrei dirti? Che riesce a tenere molto fuori le emozioni negative. Ok, una persona molto equilibrata. Diciamo che qualcosa di, così a vedere, qualcosa di a livello energetico percepisce. Però è molto. È come se non avesse mai messo a fuoco questa cosa, ecco. È sensibile di suo, ma non l'ha mai. Non è mai andato a fondo. Ok. A lei a quanto vibra? Adesso vibra a 79 miliardi. Consapevolezza. 175. PSPE. 58, 42. Vite precedenti.
1921. 1900 Sì. sono aumentate, erano 1781. Sono aumentate perché? Allora, vedo qualcosa, è come se allora, che roba strana. Cioè, bella. Allora, come se ho visto come se la PS avesse visto questa potenzialità della fiamma in questa vita. Ok, e diciamo per non perdere cercare di non perdere l'opportunità. È come se in mezzo ad alcune vite dove ha appreso delle cose evolutivamente importanti, ne ha messe delle altre per allenare queste capacità. Per arrivare qua con una consapevolezza già maggiore per potersi avvicinare più facilmente alla fiamma. Probabilmente ha eliminato, vediamo se il mio intuito non mi tradisce, tante vite con esperienze ripetitive e le ha sostituite con altre vite con esperienze nuove e a questo punto ne ha messe anche di più. Sì. Quindi ha proprio aumentato la qualità delle vite e un Esatto, po' la esattamente. quantità. Beh, Esatto. No? Esattamente. direi molto bene. Questa è la dimostrazione del fatto che le vite diminuendo non per forza è un bene. Più No, che altro è no. la qualità quella che conta. Diciamo che la PS ha proprio preso questa occasione al balzo in questo momento, ha fatto che fare. Ecco. Magari altri Diciamo due che lo fanno se dopo, però. quando ci sgoliamo, forse qualcuno ogni tanto ci ascolta. Evviva, una volta tanto. Cervello 9,3. In questo momento della PS, così è arrivato a 10,1. Bene. Come vedi Cristina? Tanto 10-1, eh? E l'aumento di un punto percentuale non è poco. È nella media, ma non è poco, a volte anche di 0,2. Allora, come vedo Cristina, l'ho già vista prima. Allora, quando lei ha scoperto come si fanno gli ad eternum, è come se fosse arrivata l'intuizione di come poter scrivere i suoi libri. E quindi è come se man mano che lei, cioè insieme agli ad eternum, è come se uscissero degli ad eternum di parole che si stendono sulle pagine. Ok, ovviamente Cristina, se utilizzerei la parola ad eternum c'è il copyright, quindi. Non è detto che te lo dia il permesso di usarla, ma non è una battuta comunque, inutile che ridete. No, no, Comunque. scusa. Comunque ho saputo di recente che molta gente lo sta usando, tra l'altro anche non troppo consapevole, una persona a me vicina che non è per niente consapevole, cazzo, funzionano. Ma funzionano ed è brutto proprio, ma funzionano. Funzionano usati da persone non consapevoli, su persone ancora meno consapevoli, però funzionano sempre. Come faccio a crearli? Creali. Come faccio a immaginarli? Immaginali. Ma che forma Sì. hanno? Boh. Creala tu. Che frequenza? Falla. Che dire, Mazza, soggettivo oh, assolutamente. la pappa pronta proprio, eh. Ma è proprio, cioè, è proprio soggettivo quello che viene, cioè, siamo creatori, funziona, questa cosa funziona. Bene, bene, bene. Eco su eco, ma non me ne importa più niente. Il padre che fa? Allora, in eterico è come se anche lui, allora, come se fino a questo punto lui avesse dovuto faticare per reggere il gioco di Cristina, no?
Cioè, in eterico a livello energetico, è come se lui si fosse sentito in dovere di reggere questo gioco di legame di Cristina, ok? E quindi adesso si sente alleggerito e dice: oh, boh, adesso non devo più fare niente, posso rilassarmi. Beh, il legame non c'è più, quindi. Chi è che contrasta maggiormente, che è più preoccupato per tutto il discorso fiamme nella Matrix? Beh, gli uomini del tempo. Allora, ho questa immagine quando le 150 coppie di fiamme sono tutte al massimo della loro potenza, vengono spazzati via, cioè proprio spazzati via. Cioè, ho questa immagine, 299 fiamme unite, 298. Le ultime due si uniscono, nel momento in cui si uniscono c'è tipo un'esplosione improvvisa, spazzati via prima di tutti gli uomini del tempo e non si possono avvicinare neanche per, cioè, non possono più avvicinarsi. Primo, Quanto? Vai. perché loro sono quelli che agiscono direttamente con questa energia. Però poi tutte le interferenze, gli altri si possono avvicinare, ma è come se rimbalzano, cioè io li vedo rimbalzare. C'è ancora poi qualcuno che non è fiamma, che ovviamente sarà interferito, ma è come Come se non non è fiamma, in che potesse, senso? cioè le persone che non sono fiamme, no? Saranno interferite, ma è come se non potessero entrare interferenze nel campo delle fiamme. Campo spaziale o Se campo sociale? Cioè, se uno non ha la fiamma, ma conosce una fiamma che ha la fiamma, ok, ne risente o una questione di distanza? no, deve fare il suo percorso, ma è come se avesse. È come se potesse sentire la vibrazione, fosse. Come faccio a spiegarti? Può essere interferito, ma non. Ma come se avesse un canale aperto intuitivo per comprendere la vibrazione delle fiamme. Quindi come se riuscisse a fare quel passo evolutivo più facilmente. E questo può succedere a tutti quelli che sono nel campo proprio dove ci sono le fiamme, quindi praticamente tutto il mondo, nel senso. Ultimissima domanda, quanto? Ma a me ho la sensazione che il lavoro che sto e stiamo facendo sulle fiamme dia molto fastidio, faccia molto paura. È così? Sì. In Italia lo sta facendo qualcun altro? Nel mondo lo sta facendo qualcun No, altro? così no. Manco nel mondo? No, così non sono arrivati a capire questa cosa fino in fondo, così. Cioè, io vedo che hanno capito come funzionano le fiamme, lo vedo, boh, come se fosse fine a se stesso, no? Come se, boh, le due fiamme, boh, possono tutto, neanche possono tutto, non so quanti hanno. Visto questa forza e questa potenza. Ma io ho anche un po' la sensazione che comunque l'abbiano capito i cattivoni, di No, quanto i cattivoni sì, io stavo dicendo gli altri. No, gli altri che vorrebbero fare un lavoro positivo con le fiamme, o positivo in generale a livello energetico, non vedo che hanno compreso quanto sia potente la forza delle fiamme. La serie televisiva Sense8 di Lana Wachowski, poi ho saputo che tu non hai visto, che io non ho collegato il concetto di fiamme all'epoca perché già ha 2 o 3 anni, è legata alle fiamme? Parla delle fiamme? Sì. Perché questa neodonna, no, con tutto rispetto ovviamente, comunque perché questa persona picchia così tanto
sul discorso fiamme. Ha questo dovere? Perché in effetti la serie poi ovviamente è la solita pacioccata confusa, che dà un casino di confusione, non si capisce niente. Sì, lei ovviamente lo devono dire. È come se c'è però una distorsione che... Allora, lei lo deve dire, come se anche a un certo punto... Allora, va oltre il dovere. Ok, lei lo deve dire, quindi nella trama mette tutti gli elementi che lei deve far sapere. Ok? E poi c'è questo piacere di vedere che le cose vanno così. Non so come dirti, mi è venuta così. Lei ha... Va bene. Messaggio finale di Cristina PSP a se stessa. Azione senza né ma e né se. Tutto è possibile. Tu sei tu e tu devi pensare a te e alla tua solo benessere e serenità e realizzazione. Puoi tutto, puoi creare tutto. Quindi il tuo benessere è indipendente dalla sofferenza o dal piacere degli altri, quello non conta, quello è responsabilità degli altri, soprattutto la sofferenza degli altri è responsabilità degli altri, non dipende da te. Quindi azione, azione, soprattutto adesso, quello che vuole dire adesso, tu hai la possibilità in questo momento di agire e di mettere proprio di mettere le basi per la tua realizzazione. Hai il tempo per farlo come vuoi tu, con tutti i passaggi possibili. E quindi agisci. E continua a creare ad eternum per imparare ad alzare le vibrazioni. Utilizzali per scrivere, utilizzali sempre. Bene, pronto a tornare? Sì. Abbiamo finito.